però non possiamo fare gli esami, parola di Dio, tutto quello che decide di essere nella sofferenza, nella gioia, nel caldo, nella salute, nella malattia, eccetera. Proviamo tutte queste riflessioni che ci vengono da Dio, dalla parola di Dio che ci vengono. Allora eccoci, quando si parla di questa paresima, lasciatevi riconciliare, questo è il punto principale, riconciliarsi con Dio, riconciliarsi con il prossimo, con i nostri fratelli, è molto difficile, riconciliarsi anche con noi stessi, cioè accettarci con le nostre miserie, con i nostri peccati, accettarci così come siamo, il Signore ci vuole così, non tanto nella nostra vita il peccato, ma tanto dove il peccato risorge e continuare il cammino. Durante questa quaresima la liturgia ci fa leggere, meditare, studiare come nelle messe, il grande libro dell'Esodo, l'Esodo cioè gli ebrei che sono usciti dalla schiavitù d'Egitto e sono camminati verso la libertà nel paese della Palestina. E questo viaggio che hanno fatto, che potevano fare in 40 giorni, lo hanno fatto in 40 anni. Per che cosa? Per prepararsi, cioè, a questa libertà. La nostra vita è un cammino, non un cammino. Anche noi come gli ebrei abbiamo le nostre difficoltà, abbiamo i nostri peccati, abbiamo i nostri idoli e abbiamo bisogno in questo periodo di rispolverare un pochettino, fare un esame di coscienza sulla nostra vita, come cammino io verso Dio, e questo è il periodo di quaresima. Non è tanto se possiamo fare questa penitenza di l'altro, ma riflettere sul nostro cammino verso la patria celeste, come hanno fatto gli ebrei per 40 anni nel deserto, sempre condotti da Dio, alle volte castigati perché andavano fuori strada. E così anche per noi abbiamo bisogno di questo periodo, che è un periodo di santezza, un periodo di grazia, come diceva San Paolo, per ritornare a noi stessi, e cercare di vivere secondo gli insegnamenti del Vangelo. Continuiamo la nostra liturgia adesso, pensando a che cosa dobbiamo fare, come riavvicinarci al Signore. Gesù ci disse però, lasciatevi riconciliare dal Signore, questa riconciliazione viene da noi stessi, nel nostro libro. E qui abbiamo bisogno di riconciliarci con Dio, con il prossimo, con noi stessi. Perché mi si può fare ci sono questi. Benediciamo le cene. Raccogliamoci, fratelli e sorelle carissimi, in una preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, accogli con paterna bontà la preghiera del tuo popolo e benedici questi tuoi figli che riceveranno l'austero simbolo delle cene, perché attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungono completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Cristo nostro Signore, che vive nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora, venite posizionati per ricevere.
Thank you.